Allora, adesso ci siamo con il collegamento, abbiamo Gianluca Trani. Buonasera Gianluca, facciamo il punto della situazione dopo questo consiglio comunale chiesto dal vostro gruppo. No, abbiamo chiesto un consiglio comunale sulla calamità naturale. Purtroppo il sindaco ha capito ben poco. Mi costa dirlo perché un sindaco che invece di parlare del paese cercava di parlare di sé, quasi a dire io so meglio di lui, forse non ha capito che qua si parla di paese, si parla della disperazione dei cittadini, si parla del problema dei lavoratori, si parla del problema delle imprese, del problema di tutti, della mancanza di flussi. E il rammarico sta che non si è capito, non si è capito, non si è avuta la maturità di capire che qui ci troviamo davanti a un problema epocale. Il sindaco, invece di affrontare e di venire con una sua proposta, perché neanche ce l'aveva, ha parlato delle mascherine, ha parlato di buoni spesa, e non penso che c'è bisogno di un sindaco per affrontare una crisi del genere. Un sindaco che parla di buoni spesa e delle mascherine la dice lunga. E qua vogliamo parlare di problemi economici. Per carità, il problema sanitario esiste, dobbiamo stare sempre attenti, ma affrontiamo la crisi economica. Noi vogliamo certezze per le aziende, vogliamo aprire, vogliamo garanzie nell'apertura. Non è che chi apre oggi deve avere il problema penale, il problema di sostenere dei costi. Il sindaco non ha affrontato nessuno di questi problemi, ha glissato solo perché la proposta proveniva dai consiglieri Gianluca Trani, Giustina Mattara, Maurizio De Luisa, Ciro Genatempo, Ottorino Mattara, dal gruppo Perischia. Ha dato fastidio e questo non dimostra una maturità, non depone una maturità politica da parte del sindaco, e questo non fa altro che purtroppo farci fare dei passi indietro. Questo ne è venuto fuori e questo è un dato molto grave per l'intera comunità e per l'intera isola Ischia, perché se noi, Comune Ischia, non ci mettiamo avanti a trainare il carro, non andiamo da nessuna parte. Questo è il dato che purtroppo proviene da questa sera e noi ce la stiamo mettendo tutta. Non è che demordiamo questa sera, andremo sempre avanti. E ti ringrazio anche per il collegamento. Buona serata, Vincenzo, grazie anche che ha trasmesso, che avete Non trasmesso. scappare, non scappare, so che ovviamente insomma, è stata una serata movimentata. Per quanto riguarda la votazione, perché noi stavamo seguendo la prima parte, poi eravamo nel TG, sostanzialmente poi la proposta è andata avanti, non abbiamo avuto modo di ascoltare, se ci puoi aggiornare anche su questo. Allora, innanzitutto noi abbiamo fatto la proposta che ben tutti quanti conoscono, una proposta che tu sai nasce dal chiedere lo stato di calamità con l'appendice per le isole minori, stato di calamità per il turismo con l'appendice delle isole minori. Io ho detto, guardate, qui non è che abbiamo la bacchetta magica, chiediamo anche la vostra integrazione, una vostra idea. Purtroppo manca l'idea da parte del sindaco, manca un'idea di integrare, e invece di voler integrare la nostra delibera, voleva buttare a rissa, ma non ha capito che noi non pensiamo alla rissa, noi pensiamo al paese. Abbiamo votato solo noi come gruppo Perischia, si hanno assunto una responsabilità grave nei confronti dei lavoratori e nei confronti delle aziende. Perché uno che non si impegna con un'istanza seria a chiedere al governo la calamità naturale, quindi diventare di fatto una zona franca, o meglio, di diventare una zona che in questo caso le scadenze venivano rinviate tributarie al 31 dicembre. L'ente comune deve essere favorito perché il primo che andrà a soccombere sarà proprio l'ente comune. In quella delibera veniva proposta anche per l'ente comune la possibilità di avere cospicui finanziamenti. Purtroppo il sindaco la buttava su rissa, cioè proprio non ragionava, e questo non è un dato lampante, perché chi porta la barca deve essere lucido, e questo sono solo dati gravi che a noi, prima come cittadini e poi come consiglieri comunali, ledono totalmente tutti quanti. Questo è molto grave per l'isola Ischia intero, visto che il comune Ischia dovrebbe essere il comune capofila e non deve andare a traino. Per noi stasera, invece di parlare del problema Ischia, parlavamo delle elezioni del 2017, del parcheggio della Siena, parlavamo di cose di 30 anni fa, invece di parlare del problema reale che esiste sul nostro territorio. E questa è la cosa più grave che è avvenuta nel comune di Ischia. I cittadini, penso stasera, che hanno ascoltato, hanno capito che purtroppo hanno come sindaco un sindaco d'altronde che è stato eletto grazie anche all'eurodeputato in quella fase. Quindi di che cosa vogliamo parlare? Non è che derivava dalle sue sostanze l'elezione, lo sanno ben tutti. Grazie, grazie Gianluca Trani, buona serata. Buona serata.
Grazie a Gianluca Trani e abbiamo ovviamente la risposta della maggioranza. Dovremmo avere in collegamento telefonico anche il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino. Sindaco, buonasera. Buonasera a te e a tutti i tuoi telespettatori. Bene, sindaco, allora un commento a caldo anche con lei su quella che è stata questa seduta del civico consesso. Per la cronaca l'ho ripetuto più volte, c'era questa curiosità del fatto che fosse la prima per il Comune di Ischia in videoconferenza, ma al di là di questo sui contenuti c'è stato anche uno scontro a toni abbastanza forti e duri da entrambe le parti, maggioranza e minoranze. Esponiamo quindi in sintesi quello che è stato il suo intervento. L'intervento è che praticamente stiamo vivendo un momento di profonda crisi, c'è una crisi economica fortissima rispetto alla quale noi come amministrazione ci stiamo muovendo cercando delle forti interlocuzioni con il governo centrale che ci deve assolutamente dare delle risposte in termini di sostegno all'economia reale e alla stessa economia comunale. E la minoranza ha richiesto la convocazione di un consiglio comunale portando come proposta una scopiazzatura di una delibera di calamità naturale del comune di Salemi, in provincia di Trapani, che 4 giorni dopo che è stata identificata come zona rossa da un'ordinanza del Presidente della Regione Sicilia, poverini loro sono stati chiamati ad adottare questa delibera. Gianluca Trani, la minoranza, vogliono in qualche maniera utilizzare il concetto della calamità naturale come uno spauraccio che riesce a garantire la soluzione dei problemi sul nostro territorio. Il problema non è la dichiarazione di calamità o meno, il problema sono i provvedimenti che il governo centrale deve andare ad assumere per tutti i territori turistici italiani. Capri non ha richiesto il riconoscimento della zona di calamità, Sorrento non l'ha fatto. Amalfi non l'ha fatto, tutte le località turistiche italiane che vivono un momento di crisi stanno rivendicando delle misure a sostegno sì dell'economia reale, sì dei bilanci dei comuni, ma certamente non può essere una semplice dichiarazione a risolvere i problemi. E sono amareggiato perché in un momento del genere non mi aspettavo un atteggiamento così demagogico, io non l'ho mai detto, ma adesso lo devo dire, per superare questi momenti ci vogliono gli uomini. Ci vogliono le persone che con onestà intellettuale guardano negli occhi dei propri concittadini, riescono a provare i momenti di difficoltà che si stanno vivendo e cercano di trovare le migliori soluzioni possibili. Noi siamo in campo per fare questo. Attendavamo il decreto rilancio del governo che nelle ultime ore, pochi minuti fa, ci sarà stato durante il Consiglio Comunale l'intervento del Premier Conte e da domani ci metteremo al lavoro per vedere come riuscire a garantire simultaneamente le risposte all'economia reale, risposte che già perverranno dal governo centrale, noi cercheremo di amplificarle e garantendo l'equilibrio finanziario anche dell'ente. Le proposte della minoranza sono proposte che non tengono minimamente in considerazione le coperture finanziarie per le cose che si vanno a dire. Che ci vuole a dire che non si fa pagare più nulla a nessuno? Quando poi eventualmente si va a gambe all'aria con il bilancio. E per questo sono proposte demagogiche. Grazie, grazie al sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino. Buon proseguimento di serata.